Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Alessio Boni confessa che ne sarà del suo personaggio nella fiction appena conclusa. I fan sono sconsolati. Si è appena conclusa la prima stagione della fortunata fiction targata Rai dall'insolito titolo Il Metodo Fenoglio, con protagonista Alessio Boni. E proprio l'attore ha confessato cosa succederà adesso al suo personaggio. Che fine farà il maresciallo Pietro Fenoglio? E i fan sono rimasti tutti attoniti. La prima stagione è stata composta da 4 appuntamenti, ognuno con 2 episodi, per un totale di 8 puntate. E ha avuto un buon riscontro tra il pubblico. Sarà per la veridicità dell'interessante trama, ovvero l'ascesa della Sacra Corona Unita, la mafia barese, negli anni 90, sarà per il personaggio. Fatto sta che al pubblico è piaciuta. Ma ora, dopo il termine della fiction, che ne sarà di Fenoglio? Scopriamo cosa ha detto l'attore che lo interpreta. Attore noto al grande pubblico per aver recitato in svariati altri titoli sia al cinema che in televisione, dove ha coperto ruoli per lo più drammatici. Riguardo la scelta del personaggio di Pietro Fenoglio, Alessio Boni ha confessato al settimanale Visto. Il personaggio mi è piaciuto fin dall'inizio proprio perché è anomalo. È un letterato. È un colto. Dopo la meglio gioventù mi hanno proposto vari ruoli di investigatori. Ma li ho rifiutati perché mancava la veridicità. Che invece ho trovato in questa storia. E da bravo attore professionista si è ben preparato per interpretare questo personaggio tanto anomalo. Ha spiegato. Ho cercato di approfondire aspetti del personaggio che potrebbero non emergere direttamente dalla sceneggiatura, come la figura della madre, le dinamiche familiari e il rapporto con il padre. Queste informazioni, anche se non sono trattate esplicitamente nella serie, hanno contribuito a farmi immergere completamente nei panni di Fenoglio. E si è immerso talmente tanto nel personaggio che ha deciso di fare una chiacchierata con alcuni operatori delle forze dell'ordine. Anche se il mio personaggio fa parte del nucleo operativo e indossa la divisa solo in circostanze ufficiali, vestendo principalmente in borghese. In questo modo ha potuto vedere da vicino quello che realmente accade a chi veste una divisa, e immergersi nel personaggio dopo aver toccato con mano una realtà a molti sconosciuta. Ma ora che è tutto finito, i telespettatori si chiedono se ci sarà una seconda stagione o se la serie si è conclusa con la prima. A chiarire le idee ci ha pensato lo stesso Alessio Boni che a Sorrisi e Canzoni ha rivelato. Se tutto va bene, a maggio vorrei tornare a Bari per girare le nuove puntate del Metodo Fenoglio. Il che significa che molto probabilmente nel 2025 potremo seguire nuovamente le gesta del protagonista.